in qualche modo di diciamo, produrre una seduzione molto rapida, andando a sollecitare tutti quelli che sono i bias che le persone utilizzano nella loro vita. Quindi non è però manipolazione, come stavo dicendo, perché la manipolazione utilizza delle strategie diverse. La manipolazione utilizza il ricatto, e invece la psicologia inversa non utilizza il ricatto, la psicologia inversa utilizza proprio le strategie di seduzione che in qualche modo, diciamo, nascono, diciamo, dalla seduzione, quindi dalla comunicazione interattiva. Io ti do un'emozione, io ti do emozioni e tu mi dai, un servizio logico. Questo è un po' quello che succede utilizzando questo tipo di strategie. Allora, una delle tecniche di seduzione di base, che è abbastanza collegata alla psicologia inversa, ma che serve subito a creare un rapporto molto veloce, e dicevo, la tecnica di associazione, cioè associo me stesso o un'idea o un qualche cosa a un bisogno della persona, a un bisogno della persona. Quindi, cari malgascioni, cari carampani, cari malgascione, l'unico modo per sedurre è quello di trovare quelli che sono i bisogni delle persone. È quello di trovare i bisogni, un saluto a Roxy, di trovare quelli che sono i bisogni delle persone. Ad esempio, il famoso mulino bianco, no? Questi biscotti di merda che diciamo ti pieni di additivi, forse, non lo so. Comunque, sono associati al concetto di famiglia e tante malgascione, tante carampane non vedono l'ora di avere una famiglia, non vedono l'ora di avere una situazione familiare, e quindi che cosa fanno? Comprano il biscotto, perché il biscotto è associato a questa cosa qua. Quindi noi dobbiamo associare noi stessi a un bisogno, come a un bisogno della persona. Quindi, ad esempio, se capite che un uomo, ad esempio, o una donna, ma in questo caso un uomo, ha un bisogno, diciamo, di viversi una fantasia, e voi dovete incarnare la persona che possa in qualche modo soddisfare questa fantasia. Quindi incarnare significa che dovete amplificargli la fantasia, non dovete andare a soddisfare, non dovete andare a chiudere la fantasia. E il concetto di amplificazione e rigenerazione è fondamentale, perché tutto ciò che appaga non seduce, tutto ciò che rigenera seduce. Quindi la vera abilità della seduttrice analogica, la vera abilità della seduttrice indiretta, la vera abilità della seduttrice che utilizza la psicologia inversa è quella di rigenerare le tensioni, quella di rigenerare la seduzione. Questo è un concetto molto importante. Un saluto a Mauro, ricordo a tutti di iscrivervi. Adesso c'erano 100 fischia persone, però purtroppo è saltata la connessione e adesso è risaltato tutto. Comunque iscrivetevi a sto cavolo di canale, Amore Over 40, che voglio arrivare a 1000, quindi iscrivetevi al canale. Mi girano leggermente i testicoli per il fatto che è saltata prima la connessione e c'è un sacco di persone che seguono. Vabbè, comunque sia. Meglio pochi ma buoni, meglio pochi ma buoni. Il problema è quando siete pochi e neanche tanto buoni. Quindi questo è il concetto fondamentale, no? Quindi una delle tecniche di seduzione è quella dell'associazione. Un'altra tecnica di seduzione che vi suggerisco di psicologia inversa è il metodo bandwagon. Questo sembra un po' di banditi, ma il metodo bandwagon. Che cos'è? Diciamo, il metodo bandwagon è quello che, come dire, utilizza, è un altro modo di dire, di usare la preselezione, no? È far capire alle persone che se tu farai quella cosa, dovresti fare quella cosa perché altre persone la stanno facendo e quindi se non segui, se non fa, esatto, voi siete pochi e neanche tanto buoni. Esatto, uno dice pochi ma buoni, il problema è che voi siete pochi e neanche tanto buoni, questo è il problema, foste pochi ma buoni, però va bene così. Quindi questo è un metodo interessante
Perché fa in modo che le persone siano disposte, diciamo, a cercarti, le persone siano disposte a desiderarti perché altre persone lo fanno. Quindi una tecnica di preselezione, quella anziché farti percepire come disponibile, una tecnica, diciamo, di psicologia inversa, è allontanare l'altra persona, non un saluto a chicca, allontanare l'altra persona. Lo so, chi si accontenta gode, vero, Green Apple? Chi si accontenta gode, si diceva, ma chi gode è più contento, però. Chi si accontenta gode, ma chi gode è più contento. E questo passa al convento, il convento passa, veramente, siete pochi e neanche tanto buoni, porca puttana. Puta chi pareu, come dicono in Brasile, puta chi pareu, che sarebbe porca puttana. Comunque, la tecnica bandwagon è quella di farti percepire come raro, è quella di farti percepire. Ciao Gianni! Ah no, Jenny! Confondo Jenny con Gianni. Vabbè, però se deciderai di cambiare sesso, Jenny, basta che ti cambiano al posto della E, ti mettono una IA e non devono neanche fare un grande cambiamento. Quando cambierai sesso, che adesso va di moda. Ti cambiano da Jenny diventi Gianni, quindi le persone già è presto detto, insomma. Questo passa al convento, disse il frate alle monache. Esatto. Vabbè, comunque, so, 30 sfigati che ci sono, almeno i 30 sfigati che ci sono, mettano un like. Se non volete abbonarvi, almeno mettete un like. Siete 30 smandruppati, mettete un like e via, no? 30 smandruppati che siete connessi, mettete un like, no? Almeno, carampani. E quindi questo è un altro punto molto importante. Quindi questa tecnica ha l'obiettivo finale, diciamo, di far sì che le persone saltino sul tuo carro. E poi, diciamo, ci sono anche altre tecniche che è proprio quelle tipiche della preselezione. Ma vi consiglio anche. Come dire, per rigenerare le tensioni emozionali, una strategia che è di psicologia inversa e vi consiglio di utilizzare, soprattutto quando una persona ti dà assenza, anziché andarla a inseguire, diventare irriverente, darle, diciamo, indifferenza, ma utilizzare anche la tecnica del cock and funny. Il cock and funny è l'umorismo del cazzo, fondamentalmente. Non so, abbiamo la nostra. Per la traduzione abbiamo la Green Apple che conosce l'inglese, cocky and funny. Vuol dire umorismo del cazzo o vuol dire una cosa del genere? Cosa vuol dire cocky and funny? Io credo qualcosa del genere. Cocky sappiamo che è l'attrezzo, diciamo, e funny è divertimento, no? Cocky and funny. Quindi vediamo se c'è Green Apple che ci traduce cocky and funny. Però questo, o cocky and funny, o cocky and funny. Però questo serve perché tu devi andare a tenere presente quelli che sono i punti deboli che normalmente hanno le donne e che hanno gli uomini, che sono gli anatemi fondamentalmente, no? Gli anatemi che cosa sono? Le maledizioni. Ora, qua parliamo di eterosessuali, perché per i gay è diverso, ma gli eterosessuali maschi hanno due timori, quello di essere giudicati impotenti o froci, e le donne eterosessuali hanno il timore di essere giudicate o mignotte o lesbiche. Quindi questi sono i quattro anatemi, no? Impotenti o froci o mignotte o lesbiche. E, ad esempio, non lo so, vabbè, pensate voi che cos'è che vi darebbe più fastidio? Pensate un attimino cos'è che vi darebbe più fastidio. Diciamo, se si mettesse in giro la voce, voi che siete eterosessuali, che siete gay oppure che siete impotenti, e per le donne che seguono, cos'è che vi darebbe più fastidio? Che girasse la voce che siete lesbiche o che siete mignotte, diciamo? Provate a dirlo, poi se qualcuno vuole scrivere in chat, lo scriva, perché questo, diciamo, ovviamente non è che puoi dire a una mi sembra un po' mignotta oggi. O mi sembri un po' frocio, però diciamo che possono essere utilizzate proprio attraverso il cocchi, perché
cioè il cock and funny, cioè attraverso l'umorismo. Perché, come dire, noi andiamo a colpire, andiamo a selezionare, tra virgolette, queste paure e amplificando, diciamo, queste paure, queste cose, riusciamo a effettuare, a dare un servizio emozionale alle persone. Riusciamo a dare un servizio emozionale e ovviamente riusciamo a farci amica. Si gira la voce, chi vuole conferme che provi. Ah, si gira la voce, chi vuole confermi che provi. Vabbè, comunque, per l'uomo tutte e due. Ok, ma tu sei uomo o sei donna? Jenny. Jenny cos'è? Un nome da uomo o un nome da donna? Jenny è un nome da uomo o un nome da donna? Jenny, che nome è? Un nome da uomo o un nome da donna? Non mi ricordo. Che nome è Jenny? Ah, alla Betty Cottage preferirebbe, ti darebbe più fastidio essere giudicata una di quelle. Vabbè, questo mi dà una chiave di lettura, questo mi dà una chiave di lettura. Ecco, ad esempio, se Betty Cottage mi dice che lei gli darebbe più fastidio essere giudicata una di quelle, allora io avrei una chiave, diciamo, una chiave appunto. Una chiave machiavellica per entrare su Betty Cottage, A me, sinceramente, non mi tocca minimamente. Beh, non ti tocca minimamente, però non ti tocca minimamente, dipende da chi lo pensa. Adesso non è che vorrei, però, visto che c'è confidenza, Tug, se ad esempio tuo padre o tua madre avessero il sospetto o pensassero che tu possa essere un po' dell'altra sponda, oppure che possa essere impotente, e soprattutto è legato al padre, e questo è interessante, al padre che pensa che tu possa essere, diciamo così, dell'altra sponda, e alla madre che possa pensare che tu sia impotente, il genitore di sesso opposto o il genitore dello stesso sesso? Il genitore di sesso opposto che pensa, ad esempio, di una donna, il padre che pensa che la donna sia un po' una di quelle, come direbbe Betty Cottage, e la madre che sia un po' dall'altra sponda, un po' lesbica, diciamo. Comunque, ad esempio, con Betty Cottage io saprei come trattare Betty Cottage se dovesse andare a stimolarla, perché diciamo che quello che si nega da un certo punto di vista si vuole, ma questo poi è un altro discorso che approfondiremo. Beh, è proprio il problema è che se lo pensano è perché noi temiamo il giudizio da parte delle persone care. Il problema è quello. Certo, se uno è un Buddha e non teme il giudizio, non c'è, perché se tu lo sei, non è un problema. Il problema è che se tu lo sei in un modo o nell'altro, non è più un problema, è un dato di fatto, no? Perché, ad esempio, vi faccio un altro esempio, tanto affinché possiate capire. Cos'è che vi farebbe più piacere? Facciamo la domanda ai maschietti. Qua ce ne sono maschi? Non so se ce ne sono maschi. C'è Tug di sicuro che mi sembra che sia maschio, e poi non so se ci sono altri maschi. Ma che cos'è che vi farebbe più piacere a voi che siete maschi? Cioè andare a letto una volta con la donna più bella del mondo, Miss Universo, e che però non lo saprà mai nessuno che voi siete andati a letto con questa, nessuno potrà mai saperlo, oppure che voi non andate a letto con Miss Universo, ma che tutti credono che voi ci siete andati. Ecco, questo che cos'è che vi dà più piacere o meno? Perché noi esseri umani, diciamo, infatti, spesso temiamo il giudizio e spesso andiamo a ricercare il giudizio. Questo è un concetto interessante, un saluto Assunta. Ti fa più piacere la prima andare e che nessuno sa? Beh, va bene, quindi questo mi darebbe delle informazioni. No, vabbè, che c'entra? Una volta. Comunque, queste sono delle strategie che poi magari vi spiegherò, salutiamo anche Nadia, vi spiegherò anche come si possono utilizzare. Poi ci sono, ad esempio, anche altre tecniche di seduzione. Beh, un'altra tecnica di seduzione che funziona molto bene
quella del carisma. Il carisma si può creare, bisogna renderci conto che le persone carismatiche, che sono uomini e donne, che devono presentarsi audaci, sicuri, forti, eleganti, decisi, automaticamente seducono. Quindi prendete in considerazione queste cose, dovete essere audaci, audaci, non codardi, perché voi siete codardi, quindi non seducete. Audaci, sicuri, non come voi che siete insicuri. Vediamo un po' quante persone sono collegate. 43, 43 esseri viventi che non sappiamo se sono cristiani, animali o cosa sono, mettete un like. Ce n'erano 143, c'è stata quella cazzo di interruzione di merda, e 100 si sono fumati, andati via, quindi mettete un like, già mi girano i coglioni. E comunque abbiamo, diciamo, teniamo presente che essere, a presentarsi come audaci, sicuri, forti e eleganti è, come dire, è fondamentale. No, sono rimasti pochi e neanche buoni, dicevamo prima, Nadia Brancato, pochi e neanche buoni. Tra l'altro, una cosa che dovete imparare a fare è che cos'è? È a tartassare. Il tartassamento è fondamentale, soprattutto con una certa tipologia di persone. E tartassare cosa vuol dire? Vuol dire stuzzicare sempre, allontanare, no? Dire frasi del tipo: io non sono la donna giusta per te, io non sono l'uomo giusto per te, ma vatti a trovare uno che ti vada bene, vatti a trovare uno che ti vada bene. Questo è fondamentale. Oppure a persone che hanno ad esempio, ciao Anna Grimaldi, a persone che hanno ad esempio un conflitto genitoriale molto forte con un genitore, spesso hanno vissuto il tradimento da parte dell'altro genitore. Ora, ognuno di noi, quindi la maggior parte, direi l'80% della popolazione umana, ha dentro di sé questo concetto di tradimento. Ora, ma chi è che ti ha tradito? Perché è fondamentale capire da chi è stata tradita una persona, perché che vi piaccia o che non vi piaccia, voi questo tradimento dovete rifarglielo vivere a una persona. È evidente che qua, che ci vado, non lo dico perché difendo lei. Vabbè, questo sì, però molte persone, un saluto a Giorgio Camelli, abemus Giorgio Camelli. Molte persone invece, ricordo, battito di ciglia e sentiero della felicità, però ricordatevi che ci sono molte persone che invece preferiscono, il contrario, preferiscono non avere, ma sapere che gli altri lo sappiano. Anche perché il andarci una volta si esaurisce in, che ne so, quanto può durare, 5 minuti, un quarto d'ora, un'ora, non lo so, mentre invece... il fatto che le altre persone pensino è, eterno, no? Quindi questo ci fa capire però quanto le persone, ad esempio, vivono i conflitti genitoriali e quanto le persone vivono i conflitti egocentrici, perché tutte le persone che tendono a vivere un conflitto egocentrico di solito tendono a, no, vantarsi no, però che gli altri sappiano, non significa, non che tu glielo dici, ma che gli altri lo sappiano per terzi motivi, che immaginino. E quindi che vieni visto in un certo modo, ma d'altra parte un'altra cosa interessante della psicologia inversa è proprio, vi suggerisco di guardare il film Les Liaisons Dangereuses. Perché Les Liaisons Dangereuses? Perché questo è fondamentale, perché dobbiamo amplificare i nostri aspetti negativi, non quelli positivi. Sembra strano, ma dovete... il visconte di Valmont, quando seduceva la contessina, no? Lui gli ha detto subito: ah, ti avranno parlato male di me, ti avranno detto che sono un seduttore, figlio di mignotta. Beh, sappi che io sono molto peggio di come mi descrivono. E questo è, è un paradosso, no? Perché da un lato la persona si vive una forte tensione,
perché dice, cazzo, questo è... Ma guardate che le persone... Ma pensate che il mostro del Circeo... Perché secondo voi il mostro del Circeo, come dire, riceveva offerte d'amore in carcere? Perché generava tensioni effettivamente forti? Questo vale per me, Massimo, è molto peggio di come siamo. Vabbè, io sicuramente. Giorgio invece è un angioletto. Ma comunque... dobbiamo tenere presente questa cosa, è molto importante quindi saper gestire questa cosa, no? E un altro fatto molto importante è quello di rifar vivere l'infanzia delle persone, rifare vivere l'infanzia delle persone. Perché secondo voi continuano ad esempio a riproporre anche prodotti che fanno parte del nostro passato, no? Pensate alla Panda, continuano a chiamarla Panda, che ricordano, oppure il Nokia che è uscito, visto il Nokia 3310, questi marchi che ti fanno rivivere, diciamo, la giovinezza, perché noi dobbiamo agganciare emozioni negative o emozioni positive. E come dice giustamente Giorgio Cameli, noi, da un punto di vista logico, cioè, la parte emotiva vuole rigiocare la partita del cuore per perderla, la parte logica per vincerla. Che cos'è la partita del cuore? È l'imprinting vissuto, è quell'impronta che c'è stata dentro di noi. Cioè, se tu sei stato tradito da bambino, se tu sei stato tradito da Nutella, sei stato tradito da bambino, da tua madre, ad esempio, tu sei maschio, a livello logico vorrai interagire con le donne per non essere tradito, e a livello analogico invece ti aggancerai a donne che ti tradiscono. E quindi qua com'è che si ribalta la situazione? Tradisci tu, e questo è il punto fondamentale, devi tradire tu. E invece se le persone hanno delle dipendenze, dovete levarvele dai coglioni, cioè la ludopatia, tutte queste cose qua, oppure persone che hanno, che ne so, etilisti e tutto, levatevele dai coglioni. Io quello che dico sempre, se una persona ha una dipendenza da qualche cosa, levatevela dai coglioni, perché sono cause perse quelle. Dobbiamo anche renderci conto che quando c'è una dipendenza dobbiamo noi dare un taglio, l'unico modo è dare un taglio, perché altrimenti, ma come le persone, poi dipende dalla dipendenza, però come ad esempio le persone tossiche, se tu speri, diciamo, attraverso il tuo amore di fare... no, ma io sono nonna, già, esatto, è vero Giorgio, perché se noi pensiamo, ad esempio, abbiamo a che fare con un tossico, di farlo smettere è più facile che noi ci intossichiamo che lui che smetta, perché qua dobbiamo introdurre il concetto di simbolo, e il simbolo è fortemente coinvolgente, ma dobbiamo imparare noi a diventare dei simboli per quelle persone. Che cos'è un simbolo? È qualcosa che mi coinvolge in modo profondo, o attraverso il piacere o attraverso la sofferenza, perché è attraverso il piacere e attraverso la sofferenza che noi possiamo conquistare, che noi possiamo sedurre, non è soltanto attraverso il piacere. E in effetti le persone che hanno delle dipendenze sono coinvolte con la sofferenza. Perché non ditemi che la dipendenza ti dà piacere, perché la parte logica viene fortemente penalizzata, perché chi è ludopatico sa benissimo che ci lascerà la pensione andando a giocare le macchinette, eppure va a giocare le macchinette. Chi beve sa che poi starà male, gli si rivolterà lo stomaco, eppure beve lo stesso. Chi si droga sa benissimo che avrà degli effetti nefasti, diciamo, sul suo fisico, perché ormai lo sanno pure, te lo scrivono anche sul pacchetto di sigarette, quando vai a comprare le sigarette ci scrivono, questo ti fa venire il cancro, questo ti rende impotente. Poi certo che le persone magari avevano il tabacchino, i maschi soprattutto, e dicono, guardi, mi dia quello che mi fa venire il cancro, si tenga quello che mi fa venire l'impotenza, però diciamo uno o l'altro te lo fa venire, ma non importa che c'è scritto sul pacchetto, tu lo compri lo stesso, perché ti tiene agganciato attraverso la sofferenza. E questo vale anche nelle relazioni sentimentali affettive, no? Noi possiamo agganciare o attraverso il piacere o attraverso la sofferenza, altrimenti non si spiega come mai
molte persone, diciamo, stanno agganciate a situazioni negative, nefaste, che li fanno soffrire. Quindi il vero seduttore, la vera seduttrice che utilizza la psicologia inversa è, sa, diciamo, allontanare le persone nel modo giusto. Esatto, diventate dipendenti dai miei canali, anche al nuovo canale, chi non si fosse ancora iscritto, siete 57, 57 gatti in fila per 3 con il resto di 2, mettete un like, voglio almeno vedere 57 like se non volete iscrivervi, ma questo è un punto molto importante, un punto che dovete tenere presente. Un'altra strategia è quella dello slippery slope. Non so se ce lo può tradurre la nostra Green Apple. Traducimi questa frase, Green Apple, e lo slippery slope. Slippery slope. Un'altra strategia è lo slippery slope. Che cos'è lo slippery slope? Vediamo se c'è... dipendenti, c'è assurdo. Vi assumo a stipendio zero, Jenny. Jenny, sappiamo che quando diventerà, cambierà sesso, perché credo che, non so se vuoi cambiare sesso, diventerà Gianni. Un saluto anche a Carla. Quindi, vediamo se c'è Green Apple. Non so se c'è ancora Green Apple. Che cos'è lo slippery slope, Green Apple? Non sappiamo, Green Apple forse se n'è andata, Green Apple non c'è più. Slippery slope. Vabbè, comunque, lo slippery slope è l'uso della paura. L'uso della paura è un pendio scivoloso, esatto, un pendio scivoloso. È l'uso della paura come arma di seduzione. E, infatti, lo slippery slope, invece di prevedere, diciamo, dei risultati positivi... Ah, Carla Marvulli, un'altra che conosce l'inglese. Bisogna far vedere alla persona che esistono dei pericoli incombenti, cioè farla andare appunto su un terreno scivoloso. E questo è molto importante, perché le persone sono... Ah, io vivo a Londra. Ah, come Green Apple. Abbiamo Carla... incontratevi, Carla e Green Apple, entrambe vivono a Londra. Ah, laureati in lingua, perché abbiamo Carla e anche Green Apple, quindi siete due londinesi, incontratevi, non so, andatevi a prendere un caffè. Andatevi a prendere un caffè, abbiamo Carla e Green Apple a Londra. Se volete mi iscrivete, vi metto in contatto. Carla e Green Apple. Se Carla mi manda un messaggio su WhatsApp del tuo numero, lo mando a Green Apple o viceversa, così magari vi conoscete. È carino però, dai, vi incontrate qua e vi vedete allora. Beh, che Londra è grande, però, diciamo... Comunque, lo slippery slope... E questa cosa qua, ad esempio, per influenzare le persone a qualche cosa, che lo fanno anche le persone, ti fanno vedere dei scenari, no, di recessione, dei scenari negativi. E questo è un altro punto molto importante. Quindi imparate a far scivolare le persone. La seduzione è anche la capacità di utilizzare questo metodo dello slippery slope. Un saluto a Cisilla Papp, un saluto dalla Romania, va bene. Non sappiamo se Cisilla è un maschio o femmina, comunque Cisilla. Quindi questa è un'altra strategia che vi utilizzo, vi consiglio di utilizzare. E poi, un'altra strategia, diciamo, che noi possiamo utilizzare, un'altra strategia di seduzione che possiamo utilizzare, deriva dal latino, è una frase in questo caso che non deriva dall'inglese ma deriva dal latino, è ad hominem, che significa contro l'uomo. Con questa tecnica, diciamo, che è una tecnica un po' di psicologia oscura, si seduce la persona attaccando proprio il messaggero, attaccando proprio la persona, attaccando proprio direttamente quella persona, andando a evidenziare quelli che sono i suoi punti deboli, a evidenziare, diciamo, quelle che sono
le sue caratteristiche di debolezza, e questo è un punto, e questo è un punto fondamentale. Sì, se vuoi mandare un messaggio a me, tanto il mio numero è sempre, lo sanno tutti, ormai il mio numero è 333 15 11 703, questo è il mio numero, è questo qua, 333 15 11 703, un numero noto, tanto non ho paura a divulgarlo perché lo conosce il mondo. E, ovviamente in Italia sta, eh. Ecco, questa è una strategia che vi suggerisco di imparare ad utilizzare perché può, diciamo, essere molto potente, molto penetrativa. Poi, il nome più gettonato dopo la Pfizer, ecco, il numero del Viagra. Esatto, queste sono un po' strategie, diciamo, di psicologia inversa, che però sono molto utili nella seduzione e soprattutto sono molto utili con persone che sono irriverenti nei